Porti aperte all'Istituto Nostra Signora di Pescara. Docenti ed alunni impegnati ad accogliere le famiglie per presentare la proposta educativa dello storico istituto risalente agli anni 30. Una proposta educativa, ha sottolineato la preside, suor Laura Schiaroli, al servizio della crescita integrale dell'alunno, partendo dalla concezione cristiana dell'uomo, della vita e del mondo. Cerchiamo un'educazione che sia nella vita e per la vita, quindi aperti al territorio, la scuola non è chiusa in se stessa, dialoga col territorio e anche che prepari alla vita, quindi alle sfide anche che si affacciano all'orizzonte. Quest'anno come novità sono i laboratori STEM, scienza, tecnologia, matematica, ingegneria applicate insieme, integrate. Sono piccole esperienze che però i ragazzi apprezzano e aiutano veramente a questo pensiero critico, questo pensiero capace di risolvere i problemi, no? Questo lavoro di gruppo, che sono le sfide di oggi. Abbiamo visto come anche questi corsi pomeridiani siano stati accolti favorevolmente dall'utenza. Sì, cercano molto questo arricchimento dell'offerta formativa e se la scuola vuole essere in dialogo col mondo deve, diciamo, anche usufruire di specialità che non tutti possiamo dare, né? Quindi ci avvaliamo di esperti in settori diversi. E un'altra cosa invece è lo studio del latino per la scuola media e quelli che si vogliono preparare al liceo offriamo questa possibilità, né? Quindi imparare il latino già, né? Prepararsi a questo studio così formativo. Nel corso dei decenni l'istituto è diventato un centro scolastico alternativo con una sede spaziosa, moderna ed accogliente, diversi gli indirizzi didattici. La scuola dell'infanzia e quella primaria, la scuola secondaria di primo grado e quella secondaria di secondo grado, con il liceo scientifico ed il liceo linguistico europeo, il primo ed unico in Abruzzo, istituito nel 1993. I costi sono abbastanza ragionevoli, tenendo conto della situazione attuale. Se ci aggiriamo sui 170 euro mensili per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, su 230 diciamo, per la scuola superiore. E noi cerchiamo veramente un'integrazione diversi ceti sociali per una società veramente solidaria, un mondo più fraterno è quello che noi cerchiamo di vivere qui dentro e di portare poi fuori come modello.